Un vero e proprio allarme è quello dei nuovi mezzi in strada, tra monopattini e bici elettriche si susseguono storie di incidenti. Mezzi sostenibili e non inquinanti, ma spesso utilizzati senza tenere conto delle regole. Bici elettriche con in sella ragazzini che sfrecciano sui marciapiedi e nelle piazze. La notizia, l'ultima in ordine di tempo, di un bimbo di 7 anni investito in piazza Sarno. Ferite lievi per il piccolo, ma potevano esserci conseguenze ben più gravi. Servono maggiori controlli e l'assessore alla Polizia Municipale e Viabilità di Sarno, Giampaolo Salvato, per adesso ha preferito non commentare l'accaduto, volendo prima interfacciarsi con la Polizia Municipale. Ma non mancano gli amministratori locali che, sulla scorta di una vera e propria emergenza, lanciano l'appello a tutti, ai ragazzi, ma anche ai genitori. C'è un po' di confusione da questo punto di vista, anche normativo sinceramente, quindi bisognerebbe che a livello centrale ci sia una migliore regolamentazione, una buona disciplina. Però è chiaro che facciamo appello anche ai ragazzi che utilizzano questo mezzo, diciamo, sicuramente ecologico, sostenibile per l'ambiente, di stare però attenti alla circolazione, perché purtroppo stanno accadendo sempre di più incidenti. Nelle grandi città sono numerosissimi ogni giorno gli incidenti tra veicoli e questi altri strumenti di circolazione, quindi sta diventando pericoloso. È importante che si utilizzano questi strumenti perché appunto sono ecologici, però ripeto, il numero sta aumentando e quindi c'è bisogno di una maggiore attenzione da parte degli utilizzatori, ma anche da parte delle famiglie, direi, dei giovani, degli adolescenti, dei ragazzi che ne fanno utilizzo. E quindi purtroppo i dati ci spaventano da questo punto di vista, e quindi mi permetto anche io di fare un appello a fare grande attenzione a utilizzare questi monopattini in maniera, come dire, più disciplinata. Ritengo che delle biciclette elettriche affidate nelle mani di bambini o poco più che bambini siano sinceramente pericolose. È anche un bruciare una tappa. Perché non fare come si è sempre fatto? È vero che si va avanti, è vero che ci sono più cose, più tecnologie, più dispositivi elettrici, ma tante volte noi, e adesso parlo da genitore, tante volte non ci rendiamo conto che magari dire un no o conservare per quello che è possibile degli aspetti tradizionali, soprattutto in un'età delicata come quella dell'infanzia, preadolescenza, è fondamentale. Dopodiché ovviamente come amministrazione quello che possiamo fare, che facciamo da sempre, da quando mi ricordo, da 2 anni e mezzo, oltre che allertare naturalmente i vigili e quindi cercare di garantire una presenza, adesso settimana scorsa sono arrivati altri 4 vigili che speriamo diano sollievo, supporto e ulteriore assistenza a tutti i cittadini. Quello che possiamo fare, e che abbiamo fatto io anche lo stesso sindaco tante volte, è parlare con i bambini, cercare di far capire a questi ragazzini che magari non va bene giocare a pallone e dare delle pallonate nelle porte del teatro piuttosto che sfrecciare con delle biciclette elettriche, perché è vero che ci sono tanti bambini che hanno giustamente bisogno e voglia di trovare uno spazio, ma ci sono anche tante persone meno giovani che hanno lo stesso diritto, e io ritengo che va tutto bene fin quando non si leda il diritto di qualcun altro, quindi confido nel senso di civiltà soprattutto dei genitori.